so, let me see forevermore. Si è svolta alla Rocca Malatestiana la conferenza stampa di presentazione di Fano Jazz by the Sea, evento giunto alla sua 32esima edizione. Il sindaco Ser Filippi ringrazia tutta la squadra del festival ormai internazionale, un appuntamento storico per Fano che può essere considerato come uno specchio che riflette la bellezza della città ed esprime il suo desiderio di mantenere l'evento anche per i prossimi anni. Continua l'assessora alla cultura Lucia Tarsi che vede Fano Jazz come una realtà di rilievo multimediale che abbraccia musica, maestria, società, ambiente, internazionalizzazione e artisti che sono una finestra sul mondo per la nostra città e allo stesso tempo parlano al mondo della nostra città. Un grandissimo evento, molto importante, anche di richiamo internazionale. Sono veramente orgoglioso di averlo presentato con Adriano Pedini. Ogni anno si arricchisce di eventi, di iniziative, quindi vi aspettiamo tutti a Fano, un festival internazionale molto importante per la nostra città, che faremo di tutto per far rimanere a Fano e quindi col rinnovo della convenzione. L'assessore ai grandi eventi Alberto Santorelli considera il festival uno dei più grandi eventi della città, che porta tanti turisti, un punto di riferimento musicale e culturale. Il dirigente al turismo Ignazio Puccine sottolinea la valenza culturale e l'attrattiva turistica. Per il direttore artistico dell'evento Adriano Pedini, Fano Jazz by the Sea è un festival di musica connesso alle trasformazioni sociali della complessità del mondo in cui viviamo. Caratteristica della musica jazz che è una musica inclusiva, anzi secondo lui la più inclusiva. Il jazz è quindi una musica di tutti e per tutti, così come il festival. Va avanti ringraziando i tanti collaboratori dietro le quinte e H24 sempre sul pezzo e ringrazia l'amministrazione. L'evento è infatti organizzato da Fano Jazz Network in collaborazione con il Comune di Fano e con il sostegno di altri partner istituzionali e privati. Durante la conferenza stampa è stato detto anche che questo festival rispetterà l'ambiente. Sì, è una delle nostre caratteristiche. Dal 2017 abbiamo iniziato questo percorso sulla sostenibilità per trasformare gli eventi da eventi standard a eventi sostenibili. Lo facciamo grazie al supporto della Fondazione Sistemi e con lo strumento dei CAM, che sono i criteri ambientali minimi, dove sono indicate tutte quelle che sono le buone pratiche per trasformare appunto un evento in standard e in sostenibile. Musica fondamentale anche per i bambini, ci sarà appunto uno spazio dedicato a loro. Sì, anche questo riguarda un po' la responsabilità sociale del festival, che non deve essere semplicemente un modo per diffondere la musica, ma deve essere un modo in cui far partecipare i bambini alla musica come protagonisti. E quindi ci siamo inventati il campus musicale e quest'anno saranno 70 i bambini che lavoreranno per la formazione di un'orchestra, coadiuvati da 9 maestri preparatori. Il festival si svolgerà dal 20 al 27 luglio a Fano, mentre il 28 alla Golena del Furlo di Acqualagna. 9 giorni di festival, 43 concerti, 35 dei quali a ingresso gratuito, 150 musicisti provenienti da tutto il mondo che si esibiranno nelle location più suggestive di Fano. Per tutte le info potete visitare il sito.